sua vita, si deve mettere in aspettativa, anche i sindaci. No, ma io dico il cittadino, la signora che fa volontariato, che prima ho avuto modo, diciamo, di ascoltare, teoricamente è una persona che si può candidare. Lei deve sapere qual è il suo ulteriore percorso di vita, qual è la gente che deve candidare, contattare, avvicinare, convincere, motivare. La data non è per chi già c'è, caro sindaco, e paradossalmente a garanzia di chi non c'è e ci vuole andare. Io ho una grande simpatia per una regola della democrazia, la più matura del mondo, che sta a qualche centinaio di chilometri da qui, la Repubblica del Santo Marino, di San Marino e di Sant'Agata, nessuno lo sa, ma lì la Santa Protettrice è anche Sant'Agata. La regola lì è 6 mesi a testa, con l'ambizione che almeno una volta da quella famiglia, da quel cognome, arrivi un capitano reggente. L'ambizione è che un capitano reggente riguardi tutti i cognomi, tutte le famiglie, perché dalla circolarità delle responsabilità viene la qualità della democrazia. E tu che fai? Non mi rivedi la data perché vuoi fare più uno per te? È un pugno allo stomaco la democrazia. Guardate, per me non fa differenza se arriva con il caldo, è meglio ancora, ma è la negazione del diritto del preside. C'è un classico di Sulmona. Tornando all'argomento di prima, noi dobbiamo scommettere sulla trasportistica, che sarà una rivoluzione, per consentire tutto quello che vi ho detto del sistema sanitario regionale, del sistema turistico regionale, del sistema universitario regionale. E guardate, dire velocità non significa che noi vogliamo ammazzare i rapporti umani. Noi dovremmo coniugare velocità nei trasporti e lentezza nelle relazioni umane. Io sono affascinato da Adri, per esempio, perché ritengo che ad Adri vada in onda la vita che per me nella mia mente c'è a Mantova o c'è a Piazza San Marco a Trieste, cioè le persone che si incontrano, si parlano, si riconoscono, si aiutano, quasi l'uno che entra dentro la vita dell'altro. Tutto questo lo può fare se tu consenti nelle città la comodità, la qualità della vita, il ritrovarci, sì, fare in modo che si realizzino progetti di vita. Tutto questo però accade se tu non distruggi il tempo delle persone. Ma è possibile che da un paese Civitella Alfedena, per andare ad una città dotata di presenza universitaria, un ragazzo in età post-adolescenziale non si sa a che ora si alza e non si sa a che ora torna? Cioè, lì significa avere in odio i diritti della persona. C'è un luogo sopra Scanno che si chiama Frattura. Credo che le ragazze che abitano di lì, per andare a scuola, debbano portare 2 o 3 tipi di scarpe. È possibile che si faccia un piano regionale dei trasporti che tiene conto di tutto questo? In Umbria, Marcello Panettoni lo ha fatto questo, perché non lo si fa qui? Sto parlando di una delle persone più brave che ci sta, credo che l'assessore regionale Teramano, una persona piena di educazione, anche di bonomia. E secondo me avere come vicino di casa uno con quella educazione, con quella bonomia, è una fortuna garantita. Però noi dobbiamo pretendere molto dall'incarico pubblico. C'è bisogno di avere il rigore produttivo da colui il quale ha una responsabilità pubblica. In Umbria, nel piano regionale dei trasporti, lo dico al consigliere regionale presente, che persona che io stimo, Claudio Ruffini, c'è financo il quantitativo di sale per la neve. Si prevede il quantitativo di sale per la neve, quando fa la neve, e si organizza la costrizione ragionata anche dei gestori autostradali. Perché c'è questa arrendevolezza qui? Io ce l'ho una risposta. Troppe volte casualmente si è stati eletti. Troppe volte si è pervenuti con la casualità di una responsabilità. Ecco perché io ho simpatia per lui. Si capisce quando lo si vede a distanza che vuole fare il consigliere regionale, è quello che c'è di più. È quello che c'è di più. Finale. Sì, perché c'è una domanda in sospeso, la prima fatta. Comunque, dobbiamo usare questo microfono, non so, chiediamo solo questo? Non è colpa mia se non funziona, a Pescara mi indagherebbero. No, no, ma vale, funzioni. No, ma funziona.
Argomento sanità, l'ultimo di questa serata, poi vedremo se qualcuno del pubblico vorrà fare delle domande. Sindaco, sanità. Ma sulla sanità io tu hai fatto, anzi lei ha fatto una battaglia per. Sì, vabbè, ma parliamo dell'ospedale di Atri, il San Liberatore di Atri, quasi una sfida costante con il direttore generale della ASL di Teramo, il professor Ballassi. Sì. Ma io, essendo sindaco, mi trovo naturalmente a parlare del mio territorio, sono limitato per questo rispetto a Luciano che ha fatto il sindaco di Pescara, ma è stato anche consigliere regionale. Sulla sanità abruzzese, soprattutto su quella teramana, in questo caso su quella triana, mi piacerebbe scrivere un racconto delle geste di Ercole, l'idra di Lernia e quella cosa, perché ha fatto il liceo classico come te, sa perfettamente che c'era insomma, questo mostro che veniva tagliato alla testa, ma ogni volta gli riusciva. Noi ci siamo trovati con Pierluigi, Basilico e tanti consiglieri, Mimmo che vedo qui, Pelusi, adesso mi sfuggono i nomi, Peppe e la Liberatore, a fare una battaglia campale, ma non perché il sindaco di Pineto a un certo punto doveva fare il candidato al consiglio regionale, perché i consiglieri di Atri mi hanno chiesto, guardate, qui c'è una situazione di pericolo e siccome il nostro sindaco non vuole ricorrere al TAR per dei provvedimenti che noi riteniamo validi, ci devi dare una mano. E certo che avendo il sindaco del centrodestra è quasi un invito a nozze, perché io sono iscritto al PD e faccio politica per il Partito Democratico, ma non era questo, perché poi vi racconto alcuni aspetti che io e Paolo Basilio, che siamo gli altri, abbiamo vissuto in questi 2-3 anni di battaglia con Barrassi, che oggi quasi quasi mi tocca difenderlo, perché la giunta regionale, che l'ha sempre difeso perché è il braccio operativo delle idee di Chiodi, di Venturoni e altri, oggi gli voglio tagliare la testa. Allora io per solidarietà, per la minoranza, dico vabbè, adesso oggi lo difendo. L'Italia diceva, perché ogni volta ci siamo trovati a fare delle giornate insieme all'avvocato dal Pozzo di Guardia Greve, un espertissimo in quanto riguarda i piccoli ospedali, una battaglia campale, e a un certo punto non si riusciva a capire perché, di dove, non dico delle eccellenze, perché credo che purtroppo la nostra regione viva poco di eccellenze, ma ormai erano specializzati, li doveva tagliare per aggiustare, qui Barrassi, posso dire che l'ho sempre definito il segretario aggiunto del PDL, perché è una politica vecchia, vecchia di cui non si riesce a guardare tutte quelle cose come prima parlava Luciana, che diceva pure io, della meritocrazia o di gente che comunque deve ricoprire il ruolo di primario, ma non tanto perché ha una tessera di partito che bisogna fare. Questa nella nostra regione è accaduta, nel nostro territorio è accaduto. Io ricordo perfettamente la questione dell'Uti, che bisognava chiudere l'altra per portarla a Giulianova, dove avevano speso qualche anno prima centinaia di migliaia di euro per metterla a norma, o quando la urologia doveva essere chiusa a Rari per portarla in un'altra parte perché doveva accontentare un trombato ex assessore del PDL, perché era primario e gli bisognava dare il primariato, perché sulla questione di cui mi è rimasto ancora oggi dentro come sentimento nel cuore, e Paolo se lo ricorda benissimo, il 31 dicembre di alcuni anni fa, quando c'era la chiusura di psichiatria, un reparto costruito dal Toffelli, anche qualcuno prima che adesso non ricordo il nome, andammo a vedere, dare solidarietà agli operatori, ai malati, e i malati ci abbracciavano dicendo dove vado a dormire questa notte. Allora qual è quel sentimento di chi amministra che non riesce a percepire nella persona più debole, perché chi è recuperato e chi lavora, chi è a lavorare in psichiatria o ricoverato in psichiatria, è il soggetto più debole, con tutto il rispetto dell'orpedia, ma una cosa è rompersi una gamba e un conto di vivere quell'esperienza. Gente che ci abbraccia dice ma questa sera dove vado a dormire? Allora è possibile che quella politica sanitaria che noi combatteremo fino alla morte, non per difendere un presidio solamente, perché bisogna difenderlo per tanti motivi, perché bisogna anche fare campagna elettorale. Parte in forza, mi dispiace per gli atriani che hanno votato due rappresentanti del centro-destra che volevano che continuano a volere questo sistema. Io mi auguro, al di là di Luciano Monticelli, ci saranno anche candidati ad altri, mi immagino, ma che cambino direttamente, perché questo è il pensiero e l'idea del centro-destra. Quando noi abbiamo fatto battaglie perché ammalarsi, io l'ho detto spesso, ho fatto una battaglia con Barrassi, con Venturone e Chiodi, che non risponde mai a queste iniziative, quando ho detto guardate che per ammalarsi costa anche,
costa a quelle persone sole, isolate, che vivono casomai nella Valfino, che hanno difficoltà, casomai non hanno in casa un figlio, non hanno una moglie, sono isolati, sono soli. Quelle persone a chi le diamo? Quale strutture le diamo? Dove le mandiamo? Perché casomai andare a ricovratarli a Teramo o a Pescara, c'è bisogno di un sistema che mette fortemente in difficoltà le famiglie, perché oggi purtroppo stiamo arrivando al punto tale che per ammalarsi occorrono i soldi. In America una volta si diceva: ti ammali, prima di ammalarti, per entrare in ospedale devi presentare la carta di credito. Stiamo arrivando a questo, perché quando facciamo la battaglia sull'urologia, io ricordo una persona eccezionale di altri, il dottore Giovanni Verda, che è stato responsabile della RAI Abruzzo, quando mi chiamò alcuni anni fa a dirmi il progetto di acquistare tramite la Fondazione Terpias uno strumento che è costato 500.000 euro per far crescere quel reparto di gastroenterologia dove funzionava bene. Questo medico con la gestione Varrassi e PDL è andato via perché non ne poteva più. Quello strumento credo che lo utilizzano in medicina poche volte, non è più tra virgolette un punto di eccellenza, che noi abbiamo speso soldi, non abbiamo fatto funzionare. Purtroppo noi ci troviamo oggi che per fare una cataratta si va al di là del tronco, continuando a mantenere, a far alzare la mobilità passiva, anche i costi. Allora io su questo non ci sto, farò una battaglia campale, ma lo dovrò fare anche se sarò presidente della regione, che allora diciamo sarà molto d'accordo. Il mio assessore sarà costretto a rivedere, al di là delle battute che insomma ci divertiamo pure in questo momento, credo, e far pensare che la sanità non può essere solamente un numero o un tornaconto ragionieristico, è fatto anche di anima. Io spesso, visitando purtroppo per motivi che è dovuto alla mia famiglia, in quei ospedali del Chietino, dove c'è quella bella figura di San Camillo dell'Elis, dove chiede al medico più cuore in quelle mani, fratello. Ecco, allora io ho chiesto più volte a Venturoni, a Varrassi, che non hanno mai voluto trattare con il territorio, perché noi siamo i primi a sostenere nella provincia di Teramo, dove non ci sono strutture private, per modo di dire, non ci sono attività perché sono pubbliche anche loro, non abbiamo strutture private, abbiamo quattro ospedali che capiamo perfettamente in un momento di crisi, che nessuno può pensare minimamente che si possono avere quattro punti nascita, quattro cardiologie, quattro UTIC, quattro urologie. Noi siamo perfettamente d'accordo che bisogna rivedere, ma lo devi discutere con il territorio, non con il tuo rappresentante del comitato ristretto dei sindaci, che non deve rappresentare altri. Perché il nosocomio di Arles, San Liberatore, è anche il mio ospedale, è l'ospedale dei miei turisti, che casomai viene a Pineto perché sa che trovando un'ottima dialisi nel San Liberatore sceglie Pineto più che altro che andare in un'altra parte. Beh, stanno mettendo in difficoltà anche la dialisi di altri, non se ne parla sulla programmazione del piano aziendale, come io un assessore che è medico su quell'ospedale, quindi conosciamo bene, mi informa di tutto, anche il tuo reparto, quello che è di rianimazione, insomma, diventa una struttura tipo. Allora ci si chiede, molte volte ho chiesto a Chiodi, ma come può essere un ospedale per acuti dove togli la rianimazione quando casomai in caso di difficoltà o di una operazione riuscita male c'è la necessità che il medico rianimatore sia lì presente? Ecco, allora io tutto questo non riesco a comprenderlo. Capisco perfettamente che l'85% del bilancio regionale è assorbito dalla sanità, ma io credo che qualcosa, siccome sono 10, 15, 20 anni che ho sento questa cantina, evidentemente non si può prendere, ripeto, questa situazione, io credo e sono convinto fortemente che la prima battaglia da fare è quella di far parlare la sanità ai territori. Io sono stato alcune settimane fa, perché faccio parte di un gruppo di sindaci che hanno difeso gli ospedali, e mi hanno invitato a Tagliacorso perché si doveva parlare dell'Umberto I. Innanzitutto devo dire che, a differenza di Pineto, altri in questa parte qui, i medici possono parlare liberamente. C'era il sindaco di Pietro Lodesto, c'erano i sindaci della zona che erano di centro-sinistra, ma in maniera molto trasversale, c'erano i medici che lavorano a Umberto I, non avevano nessuna difficoltà. Per cui, solo perché qualcuno si è permesso di organizzare insieme a noi una manifestazione, è stata relativa, addirittura ha avuto una punizione, credo che sia solo limitato a quella scritta, quella senza poi altre di fila. Ecco, quella è la preoccupazione, la paura
hanno messo la paura sui medici, su persone che vogliono dire noi vogliamo lavorare perché siamo persone competenti, perché altrimenti quella persona, quel primario, quel medico bravo, poi forza di cose deve andare via. Beh, ci hanno anche accusato che noi, siccome eravamo attenzionati sull'ospedale di Adria, diciamo che se non fa più numeri, perché noi abbiamo sempre detto che l'ospedale di Adria chiude. Beh, su questo è grande sciocchezza, vendono ancora fumo, e su questo noi saremmo terribilmente fermi e la battaglia continuerà per fare, come ho detto prima, una sanità più umana. Questi umani purtroppo, devo dire, in questi anni non hanno nulla. Io con Varassi mi sono trovato a dover scontrarmi, e poi guardate, io sono uno dei pochi sindaci insieme a Giulianova e altri pochi sul territorio di centrosinistra. Questi te li fanno pagare poi in un'altra maniera, perché quando sei in altre situazioni, in altri incontri, ti umiliano, ti sorridono, ti isolano, non ti danno quel contributo giusto che ti toccano tutti i modi per isolarti. Allora, come ho detto prima, su questo territorio del centro-sud del Teramano, il centro del sud del Teramano, che ormai è stato in continuo abbandono. Adria poi, che è una città bella, antica, storica, che vive anche di servizi, pian piano la stanno prosciugando. E loro sono contenti, gli amministratori. Poi credo che è sotto gli occhi di tutti una battaglia che dovremo competere, tu come bravo assessore alla sanità, insomma, credo che possa fare un buon lavoro. Prima di prenderci qualche tirata d'orecchio dal pubblico, perché stiamo andando oltre un orario civile, volevo fare qualche sottolineatura, sempre con l'intento di fare sì che chi torna a casa poi si riporti una visione chiara di quello che faremo e di quello che abbiamo detto. Il meccanismo della domanda-risposta di salute è abbastanza semplice se lo si vuole approcciare con raziocinio. Si rivolge al sistema sanitario pubblico sia chi ha una patologia sia chi vive una condizione di fragilità, e noi vorremmo, e ci applicheremo, a stabilire anche una specie di diritto in più in questa regione. Nessuno si deve sentire solo in questa regione. Attraverso la filiera sia istituzionale che comunitaria, sia di sussidiarietà verticale che orizzontale, la diagnostica va portata sul territorio. Non c'è bisogno che, per sapere come sta chiunque, vada a scomodare la potente struttura ospedaliera della città capoluogo di provincia. La città capoluogo di provincia deve essere un giacimento per rispondere alla domanda sanitaria per le acuzie. Noi dobbiamo fare in modo che nella filiera allungata il più possibile da dove vive il cittadino a dove sta la struttura ospedaliera si realizzi una territorializzazione dell'organizzazione, territorializzare il più possibile, e poi una deospedalizzazione il più possibile. Chi va in ospedale è solo perché non c'è nessun'altra alternativa, e l'ospedale deve essere attrezzato sul piano tecnologico, dal punto di vista delle risorse umane. E ci deve essere l'organizzazione. Per darvi un'idea dell'organizzazione, consentitemi qui di non essere noioso. Io sogno, e si può fare, voglio che accada, che dopo che si fa un intervento a chiunque ne abbia bisogno, la sanità abruzzese telefoni a casa per sapere dopo 30 giorni come stai. È possibile fare questo? Certo che è possibile. A Verona, a Borgo Trento di Verona, io non so chi di voi conosce questa grande tradizione ospedaliera. Io ho un fratello che ho operato di tumore al cervello lì, per un male rarissimo. Lui veniva raggiunto a casa da telefonate da parte del primario Federico Bricolo, Albino Bricolo, papà del deputato della Lega Nord, capo dipartimento di neurochirurgia, per sapere da Alfonso come sta, come va. 30 giorni, 60 giorni, è straordinario. Lì l'elemento non è il quaderno a quadretti che fa la differenza, che è un requisito dovuto. Con la pistola alla tempia ci è stato detto razionalizzate, e chiunque stava lì l'avrebbe dovuto fare. Il di più viene dalla qualità organizzativa, dal mettere al centro il portatore dei diritti,
che molte volte è portatore di dolore. Straordinaria quella sanità lì, che chiama il paziente per dire come stai. E questo va a coppia con un'altra esigenza organizzativa, il fascicolo sanitario. A Pescara ci sono 24.000 anziani, ultra 65enni, molti vivono soli e disperati, senza nessuno. Ma sapete che per questi qui sapere il farmaco che serve loro richiede una specie di memore parente che ricordi quanto farmaco, quando tutto quel farmaco. Avere il fascicolo sanitario, chi ci vuole a fare questo? Si poteva pagare di meno il CUP della società di Teramo e spendere di più per organizzare il fascicolo sanitario tecnologico, che è una risorsa che rende competitivo, funzionante, moderno il rapporto tra la sanità e il cittadino, la sanità e la persona. Ma perché noi dobbiamo avere elementi identificativi per il fisco e non dobbiamo avere elementi identificativi per i nostri diritti? Lì era il di più, lì tu ci metti il tuo di più. Non sul fatto che hai organizzato con la pistola la tempia ciò che dovevi fare per forza e che si fa dovunque. Vedete, questo è un dato che faremo. Vi ho detto la storia dei fiumi, che li risaneremo perché ci sono piste ciclabili naturali, altro che i voli pindarici faticosi che lui ha saputo fare, per fortuna e grazie a Dio. Dio ci ha messo i fiumi, lungo i fiumi, ci sono naturali piste ciclabili. Io lavoro all'ANAS a opere zero, quelle costosissime, sono zero che ci vogliono lì. Terzo dato importante, cari amici, ma che ci vuole a organizzare un menù Abruzzo per l'attrazione degli investimenti? Non vedo l'ora di poter scrivere chi investe qui 0 ore per avere il sì, 0 ore, non 30 giorni. È una declinazione più puntuale della norma Letta riguardante la responsabilità dei dipendenti pubblici. Qui c'è una grande tradizione giornalistica nel Teramano. E mi fermo qui. Ma sarebbe importante che anche i giornalisti entrassero di più nel merito. Anche nel descrivere di cosa si tratta, la competizione, il cosa ha fatto l'uno e l'altro. Cosa viene fuori come proposta? Io mi impegno a fare in modo che l'Abruzzo si doti di un menù Abruzzo che rende l'Abruzzo preferibile rispetto a chi vuole investire. Tu vieni qui, soldi non te ne posso dare, ma tutto quello che può venire come patto dell'amministrazione con te che vuoi investire, io te lo do meglio degli altri. Oggi un imprenditore di Chieti che ha vinto un appalto internazionale di 11 paesi al mondo, stazione appaltante, Walter Tosto Serbatoi, un appalto di 780 milioni di euro per fare l'involucro della prima centrale a fusione nucleare in Francia, in area dedicata, il prodotto ferro si fa a Ortona. Sapete come è stata trattata quella pratica? Come se fosse stata una lampada votiva del cimitero. Decine e decine di mesi per istruire quella pratica. E c'era il patto nazionale, che quello era dell'agenda Italia. Passerà in persona, ci si è impegnato. Non c'è stata la filiera. Trattare tutto allo stesso modo è il contrario della democrazia. Trattare tutto allo stesso modo. Quella pratica lì ha delle conseguenze produttive che va riconosciuta con 5 stellette, con l'allarme rosso. E questo quando accade? Quando non si è casuali. Quando non ci si affida sempre al miagolio giustificativo. Quando si è capace di usare il potere, va usato, il potere è una grande risorsa della democrazia. La democrazia genera la risorsa fiscale attraverso la contribuzione e non la possiamo chiedere più ai cittadini. E poi c'è il potere. E in cambio la classe dirigente ci dovrebbe mettere le idee, che sono luci che si accendono e che trovano soluzioni. Non c'è questo e noi ci vogliamo proporre per questo. Io non dirò mai una parola contro i miei avversari. Però mi scatenerò contro i problemi di questa regione, che in molti casi non sono manco conosciuti. Manco conosciuti sono. Vi dico una chicca originalissima. Nel 93 un galantuomo di nome Cazzaniga fece un libro che si chiama Libro Bianco sulle Incompiute. Tra quelle incompiute c'era anche il palazzo della prefettura dell'Aquila. Mai nessuno ne ha tenuto conto. E guardate, esistono pacchi di ruoli. Io sogno una regione che mette a regime questo.
che uno studio idrogeologico poi venga tenuto da conto per fare l'investimento di risulta. Questa specie di impazzimento parallelo è la negazione di un rapporto istituzionale che poi viene percepito come funzionante. Perché a Salerno, quando si vota alle comunali di Salerno, vota il 100% dei cittadini? Perché? Solo lì si verifica che Di Luca va in giro come se fosse un lupo contro i problemi, un lupo. Ecco, io teorizzo questo. Si può fare anche in Abruzzo ed è un lavoro che riguarda tutti, anche i cittadini. I cittadini si devono associare, devono aiutare la mano pubblica. Io voglio che in questa regione ritorni il desiderio di vivere meglio, di investire. La gente è spaventata, non investe più, non investono gli imprenditori, non comprano i cittadini, non decidono le pubbliche amministrazioni. E lo sviluppo da dove dovrebbe venire? Da Crizia. Deve ritornare un clima di fiducia sapendo che il potere la sua parte la fa. Ecco perché sono venuto qui. Bene, grazie, grazie a Luciano Alfonso, grazie a Luciano Monticelli. Però prima c'è stata una battuta da parte di Luciano Monticelli, ha detto sarà il mio assessore alla sanità. Volevo chiedere, Monticelli, qualora D'Alfonso dovesse essere invece il capo della giunta regionale, che ruolo ricoprirebbe? Ma credo che stasera abbia tratteggiato un ruolo importante per sé. Dipenderà, cari amici, da quanto voi sarete capaci di sentirvi candidati accanto a lui. Se è solo lui candidato, senza il vostro aiuto, lui farà il parlamentare regionale. Se invece voi lo aiutate, come lui merita, con una grande quantità di voti, secondo me sarà un ministro regionale. Grazie. Allora, non so, qualcuno del pubblico vuole porre delle domande ai protagonisti di questa serata? C'è qualcuno? Non c'è coraggio. C'è una mano alzata, se il signore può avvicinarsi un attimo, altrimenti non riusciamo ad ascoltarlo. Io pensavo al tempo, eh. Un attimo. Sì. Il bastone. Prego. Due argomenti. È stata messa la domanda che ha fatto qui il nostro amico. Sul riguardo il demanio e poi un altro ancora, in agosto ho letto un articolo su un giornale dove l'Abruzzo veniva indicato come la prima regione in Italia sulla gastronomia e ultima per la promozione. È possibile questo magari non dico diventare i primi in tutte e due gli argomenti, però magari è avvicinabili. Sì, in qualche maniera non ho risposto ai protagonisti, però facciamo rispondere di nuovo al sindaco Monticelli. Grazie. Sulla questione del demanio, Ariano conosce perfettamente che la regione Abruzzo conta molto sul tavolo governativo in quanto riesce a ragionare con rappresentanti del governo. Ripeto, oggi sono stato qualche ora con Baretta e con il sottosegretario all'economia e il presidente Fassino, appunto perché c'è una problematica importante che in qualche maniera ricorda un po' quella tesi che deboli con i forti e forti con i deboli. Quella dell'Unione Europea, dove questa regione, con questo governo e quello precedente, non ha saputo confrontarsi su temi così importanti che credo che Mariano volesse intendere, quella della direttiva servizi, direttiva Bolkestein, che noi siamo in qualche maniera contrastando per il fatto stesso che ormai le comunità locali sono coloro i quali hanno e detengono la priorità sull'attività del demanio. Il demanio ormai non è più una competenza né statale, perché molto è residuale solamente con una legge quadro sul codice della navigazione, ma la regione Abruzzo, una volta fatto i piani demaniali regionali, affidano completamente ai comuni questa delega. Del Rio, quando mi è venuto a affidare questa delega, mi ha chiesto alcune cose. Io gli ho proposto, come ho parlato prima, la questione della direttiva Bolkestein, che dovrà essere discusso fortemente al Parlamento europeo. Io sono stato alla sessione più volte, ma devo dire che purtroppo il nostro governo è stato spesso volte latitante. Poi per quanto riguarda, io comunque chiamo Luciano a venire qui perché almeno chiudiamo insieme.
Per quanto riguarda la gastronomia, io condivido pienamente, noi abbiamo quelle peculiarità, come ho detto prima, i nostri posti, la nostra musica, la nostra cultura, noi poi nel Teramano siamo anche specializzati, perché credo che nelle quattro province Teramo la fa da padrone sotto un punto di vista della gastronomia. Io credo che quella marca, quella marca abruzzese, la marca che spesse volte Vincenzo Rivieri ci fa vedere scanno la donna anziana che scende con le pecore, che potrebbe essere anche positivo, ma bisogna metterlo nell'innovazione, perché credo che questa sia la carta vincente, quella del pecorino abruzzese. Anche qui spesso qualcuno ci ride sopra, ma sono quelle le innovazioni che poi possono portare a colui il quale è all'interno dell'Abruzzo, mettendo sull'innovazione sul sito internet, riesce a vendere i suoi prodotti a livello mondiale. Voi ricordate la storia che un pastore sardo aveva venduto a livello internet una pecora, metteva la vendita di 500 euro a livello nazionale, furono acquistate virtualmente tutte le pecore. Chi acquistava 500 euro per la pecora aveva tutti i prodotti che una pecora può dare. Ecco allora quello che dicevo prima. Ma questo accade già con l'Alto Adige comunque. Con l'Alto Adige, semplicemente prendere esempio. Ci sarebbe tanto da riprendere, lui parlava delle piste ciclabili, io invito il Vedi a fare, perché non ci vogliamo fermare. Gli amministratori che piace amministrare e mettersi in competizione, non è come diceva qualcuno una volta. C'era un picchio sito che diceva, tu non hai che fatto la strada del giorno, e dopo la strada ci viene il Lampione, ci viene il Rentore. Quando noi abbiamo fatto il sistema di pista ciclabile, credo che Pietro ha fatto un po' per donare questa posizione un po' la scuola agli altri, oggi che abbiamo soddisferemo ancora con un progetto regionale, siamo proprio insieme a tutti i sindaci della Vallata del Vomano, utilizzare quel percorso ciclabile naturalista che è lì, è pronto, ci stanno aspettando, aggiustando qualche cosa. Il 20 faremo questa grande manifestazione, ti invito a venire, visto che sei venuto nelle nostre biciclettate adriatiche, perché addirittura da Pineto, da Scelle, si può raggiungere addirittura non solo Castellardo, ma si può raggiungere Montagno al Vomano. E siccome negli anni sbagliati dell'urbanistica italiana, dove hanno costruito le nostre aziende, le nostre attività industriali a grande margine di fiumi, io penso che la pista ciclabile non debba essere più un momento ludico, debba essere un momento di cui i cittadini ne fruiscono per andare a scuola, per andare a lavorare. Io immagino, noi siamo andati già oltre, vogliamo pensare che le nostre città siano piste ciclabili non solo per divertirsi giù al mare, fare una bella passeggiata e guardare ad est il mare e ad ovest il Gran Sasso, ma vogliamo delle intersezioni di piste ciclabili affinché i nostri bambini non utilizzino più la scuola, se vanno in sicurezza a scuola, vadano a lavorare sulle zone industriali utilizzando la pista ciclabile naturale delle aste del fiume, andare nei soggetti più deboli l'utilizzo dell'auto. Questo credo che sia una regione innovativa che vuole scommettere, come ho detto prima, anche a volte con un po' di sana follia. Io prevedo per Pineto e anche per Francavilla, ma prevalentemente per Pineto, una o due hub delle due ruote. Voi sapete che gli hub sono, solitamente si parla per gli hub aeroportuali, come degli interporti dove si connette tutto il mondo unito, in questo caso delle biciclette. Pineto si può candidare ad essere, nella sua, diciamo, irripetibilità, nella sua desiderabilità, l'hub delle due ruote di un grande pezzo dell'Adriatico. Tenete conto che è un progetto che è pienamente nostro, e di edificare la regione della Marca Adriatica dentro lo spazio europeo dell'Adriatico, cioè Molise, Abruzzo e Marche, che su una serie di politiche procedono insieme. Una delle politiche sarà la modificazione della modalità di spostamento. A Pescara io ho fatto il Ponte del Mare, grande parte del finanziamento è venuto da un capitolo destinato alla sanità, perché chi consente di spostarsi con le biciclette fa sanità, virgola, fa salute, fa cura. Pineto si è guadagnata la credibilità per essere una città bandiera su questo fronte. Quando la politica parla questo linguaggio, la gente applaude, sorride, stringe le mani, accoglie, si allarga, si fa comunità. Vedete, questa sera è un evento. Cioè, non si fa normalmente un incontro di questo tipo con la cittadinanza. Certo, c'è il patrimonio di credibilità del sindaco, del suo lavoro,
però c'è anche un segnale al futuro. Ecco, voi sappiate che c'è un gruppo di persone che vuole costruire il diritto al futuro dell'Abruzzo. Buona serata. Grazie a Luciano D'Alfonso, grazie a Luciano Monticelli. Ricordiamo che comunque ci saranno altri appuntamenti, abbraccio, stretta di mano, verranno affrontati altri temi. Bene, noi ringraziamo quanti hanno partecipato, grazie a tutti, buona serata. Io sono fisico, io sono politico.